Salve a tutti, sono Sofia Righetti e innanzitutto vorrei dire che per me è veramente un onore immenso essere qui. Innanzitutto essere di fianco al dottor Tettamanti, che per me è sempre stato uno dei miei punti di riferimento fin da quando penso che a 14 anni decisi di diventare vegetariana e poi successivamente vegana, e anche quando iniziai a vedere le prime immagini che iniziavano a circolare su internet e sulla vivisezione. Ne rimasi talmente inorridita che da lì decisi che avrei dedicato comunque gran parte della mia vita, delle mie conoscenze, di tutto quello che potevo fare per cercare di far conoscere alle persone quello che veramente si cela dietro alla cosiddetta ricerca scientifica e quali invece sono appunto le alternative e i metodi che devono essere appunto chiamati sostitutivi, che invece devono andare appunto a che devono andare ad tutelare la salute sia degli esseri umani che degli animali. E nel 2011 io mi sono laureata in filosofia della medicina a Bologna, e avendo proprio come tesi la sperimentazione animale. Sono stata molto fortunata poiché il mio relatore è un patologo forense che si chiama Giovanni Pierini e che mi ha appoggiato in tutto, ed è molto difficile soprattutto in ambito universitario trovare comunque persone che abbiano la mentalità abbastanza aperta da appunto riuscire a vedere oltre il velo, oltre quello che è ritenuta comunemente la ricerca scientifica, ossia che comunque il modello animale deve essere utilizzato. E vorrei appunto, sono qui, mi piacerebbe farvi un piccolo riassunto della mia tesi, spero vi possa piacere, e spero veramente con questa di essere riuscita nel mio piccolo a diciamo così togliere un mattone da quel muro di omertà che ancora si nasconde dietro la vivisezione, che poi altro non è che sperimentazione animale. Difatti molto spesso cosa dicono i cosiddetti ricercatori medici? La vivisezione non esiste più, adesso c'è la sperimentazione animale. In realtà non è altro che la stessa identica cosa. Il termine sperimentazione animale, infatti, utilizzato nella pratica biomedica, indica l'utilizzo animale vivo come soggetto integro, che possa essere utilizzato come modello predittivo dell'organismo umano, in modo da poter prevedere possibili reazioni a determinati trattamenti terapeutici o composti chimici, in una prospettiva di cura delle patologie che affliggono però la nostra specie. Quindi il modello animale viene utilizzato per tentare di porre delle soluzioni alle patologie che affliggono la specie umana. Da sempre mostrata come strumento indispensabile per la tutela della salute umana, la sperimentazione animale però scatena dei dilemmi che affondano le radici sia nella sfera etica, ma anche in quella medica. Sempre più medici e ricercatori hanno infatti mostrato come alla base della sperimentazione animale vi sia un vero e proprio errore di metodo, che destabilizza la stessa possibilità di poter giungere a dei risultati e dei traguardi per la salute di noi esseri umani. Una nozione importantissima per comprendere il processo di formazione della scienza ed avere anche una corretta visione del progresso scientifico ce la offre Thomas Kahn con il termine di paradigma. Kahn, che era un filosofo della scienza, suddivide la scienza in scienza normale e scienza rivoluzionaria. La scienza normale è la ricerca fondata sui risultati raggiunti dalla scienza nel passato, ai quali la comunità scientifica riconosce la capacità di costituire il fondamento del suo futuro sviluppo. Gli scienziati normali valutano i problemi considerandoli di interesse, dunque valutano anche quali problemi considerare interessanti e quali no, utilizzando come base della propria scelta un insieme di principi di fondo che non vengono messi in discussione e che vanno a costituire e a confermare il sistema di concetti su cui si basa la stessa scienza, che appunto è definito paradigma. Quindi il paradigma è, come ripeto, il sistema di concetti su cui si basa la scienza. Però cosa succede? Che nel corso della scienza cosiddetta normale iniziano ad avvenire dei cosiddetti problemi.
ovvero che vi sono il meccanismo sul quale viene fondata la scienza normale inizia ad incepparsi, perché vengono a comparire delle anomalie, dei problemi che non possono essere risolti con i metodi che vengono comunemente accettati dalla comunità scientifica, rendendo così evidente l'insufficienza dei concetti nello spiegare il mondo fenomenologico. Via via, anche se inizialmente gli scienziati tenderanno a mettere da parte queste anomalie e questi problemi, però si accumuleranno sempre di più, fino a far sì che il vecchio paradigma della scienza finisca proprio col crollare, no? Come è successo anche nel caso della teoria geocentrica. E farà sì che nasca un nuovo paradigma, una nuova epoca, che darà inizio a una scienza rivoluzionaria, che porterà quindi a nuove teorie, nuovi strumenti, che ben presto si consolideranno nel nuovo paradigma. Un esempio che tutti noi possiamo conoscere è proprio il passaggio da quando si riteneva valida la teoria geocentrica, che quindi che la Terra fosse il centro dell'universo, poi via via si sono visti che ci sono susseguiti sempre più errori che hanno portato gli scienziati a compiere proprio questa rivoluzione, a comprendere che in realtà non è la Terra il centro dell'universo, ma bensì è il Sole, che però non è nemmeno il centro dell'universo, ma bensì è il centro del nostro sistema solare attorno a cui la Terra gira, e non siamo altro che un corpuscolo all'interno dell'universo. Comunque, attualmente il perno del corrente paradigma biomedico è esattamente la sperimentazione animale. Per farvi comprendere come ciò sia accaduto, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, esattamente nel XIX secolo, nel 1800. E vi devo far conoscere un personaggio chiamato Claude Bernard, che diciamo che è considerato proprio il padre della ricerca scientifica sperimentale. Era un fisiopatologo, grande e accanito vivisettore, che, opponendo la medicina ad osservazione, e alla medicina clinica ad osservazione, perché fino ad allora la medicina veniva attuata principalmente osservando direttamente quindi i pazienti e quindi anche l'evoluzione delle malattie, gli oppose un uso sistematico dell'esperimento in laboratorio. Quindi è stato proprio Claude Bernard, che si basava su due precetti fondamentali. Innanzitutto che la scienza biomedica, per essere genuina, doveva essere condotta soltanto in laboratorio, e che poi tutti gli esperimenti condotti sugli animali erano perfettamente concludenti per l'essere umano. Questi erano i suoi due precetti fondamentali che appunto Claude Bernard pose. E questo come mai riuscì a giungere appunto a questa conclusione? Perché secondo Claude Bernard il funzionamento degli organismi viventi avveniva attraverso delle leggi causali e meccaniche ineccepibili. E paragonava di fatti il funzionamento degli organismi viventi a quello dei corpi brutti, o quindi a quello delle macchine, e facendo sì che, cioè ritenendo che obbedissero entrambi allo stesso determinismo rigoroso, quindi a una sorta di meccanicismo, un determinismo che era sottoposto alle stesse leggi fisico-chimiche. La forza vitale che distingue gli organismi viventi era considerata irrilevante nella visione del corpo, quindi del corpo vivente che potesse essere animale o umano, che era visto come una macchina. Ed era relegata, quindi questa forza vitale, questa la vita che poi contraddistingue appunto gli organismi viventi, era relegata alla metafisica, materia di cui però la scienza biomedica non doveva assolutamente aver niente a che fare. Il paradigma, ricordiamoci del paradigma, no, su cui si basa la scienza, biomedico corrente, è profondamente in debito con Claude Bernard. Difatti, dando il primato allo studio in laboratorio, nel ragionamento dei ricercatori, è ancora forte ricorso, da una parte, al determinismo causale. Sistemi, secondo cui sistemi qualitativamente simili daranno risposte omogenee. E dall'altra parte è dato anche comunque grande importanza all'inferenza deduttiva. Questo cosa significa? Che gli scienziati e i ricercatori ritengono che ciò che avviene in pochi individui nel laboratorio è possibile indurre i risultati o le risposte che si ottengono appunto su questi individui in laboratorio, è possibile estenderli attraverso un'inferenza deduttiva a tutti gli altri individui che vi sono all'esterno,
non soltanto agli altri individui, ma anche a individui che non appartengono alla stessa specie. Quindi agli animali che vi sono in laboratorio, che possono essere conigli, ratti, cani, sappiamo che appunto la sperimentazione animale non risparmia nessuna creatura, viene appunto fatta sì che i risultati ottenuti possono essere indotti e fatto sì che vengono estesi a tutti gli altri individui. La sperimentazione animale quindi è vista come l'unico mezzo con cui è possibile ottenere le informazioni desiderate, avendo da una parte pieno controllo delle variabili interagenti, che possono essere le componenti fisiologiche dell'animale stesso, le componenti ambientali e anche le stesse componenti chimiche somministrate dall'operatore all'animale. E dall'altra parte che si ritiene che è possibile avere le informazioni desiderate avendo a disposizione un organismo integro in vivo, a differenza invece della sperimentazione in vitro che secondo i ricercatori è parziale perché appunto non riesce ad avere un animale integro, quindi un organismo intero su cui poter comprovare le reazioni. L'animale quindi è concepito come modello causale analogo, CAM, poiché si ritiene che a uguali funzioni biologiche corrispondano dei meccanismi causali analoghi. Ed è possibile avere delle aspettative valide estendendo i risultati appresi dalla ricerca in laboratorio sugli animali ai pazienti umani. Infatti il ricercatore, prendendo come modello l'animale, però è costretto ad accettare qualcosa che la natura gli ha già offerto come prefabbricato. Però questo modello, che appunto che è l'animale, non potrà mai essere analogo all'uomo, a causa delle differenze, delle differenze specie specifiche che esistono in tutte le specie. Ovvero che a uguali funzioni saranno adempite attraverso attività biochimiche diverse. È la stessa cosa appunto che dire che nonostante un pettirosso comunque e un'ape possano entrambi volare, quindi hanno la stessa la funzione del volo, però viene adempita attraverso dei meccanismi completamente diversi, non è paragonabile la cosa. Allora, cosa fanno i ricercatori? Assumono che le somiglianze siano fortemente influenti, mentre le differenze siano praticamente irrilevanti nella condotta delle operazioni. Molti scienziati cercano anche di convalidare il modello animale citando la prossimità genetica con gli esseri umani, affermando, non so, molti di voi per esempio avranno sentito i ricercatori dire che con i topi gli esseri umani condividiamo il 90% del DNA. Senza però dire che la percentuale a cui si fa riferimento appartiene al DNA codificato, che rappresenta soltanto il 2,5% del genoma esistente. Questo significa che quando sentirete un ricercatore che dice sì, ok, però noi con le scimmie o con i topi condividiamo il 90-95% del DNA, in realtà però non vi sta dicendo che la percentuale a cui fa riferimento è appunto riferita soltanto a una piccola porzione che noi conosciamo del DNA, del genoma, che è appunto il 2,5%, il restante è chiamato già anche DNA, noi non abbiamo ancora capito esattamente qual è la funzione. Inoltre, non è tanto rilevante il numero dei geni in comune che noi abbiamo con le altre specie, ma bensì la cosa veramente rilevante sono le specifiche sequenze che non lo sono, che noi non abbiamo in comune. Difatti bastano delle piccolissime discrepanze a livello di DNA per tradursi in differenze enormi, sia tra specie e specie che anche all'interno della stessa specie. Basta pensare per esempio a delle patologie come possono essere la fibrosi cistica, che veramente ci sono delle differenze minime all'interno della sequenza del DNA che però causano delle differenze tra gli individui enormi. L'importanza decisiva, inoltre, delle differenze specie specifiche è anche ben illustrata dalle differenti reazioni che avvengono se noi sottoponiamo un determinato organismo animale a una sostanza e un altro animale a un'altra sostanza, e quindi alle differenze reazioni che vi sono sottoponendo gli organismi animali alle stesse sostanze. Vi sono delle differenze enormi. Infatti, se non a caso, altrimenti non vi sarebbe nemmeno la differenza tra la scienza, tra i farmaci destinati agli animali e i farmaci destinati a noi.
Poiché basta la variazione di un solo enzima coinvolto nel processo di assimilazione e quindi di metabolizzazione per convertire un composto che possa diventare da terapeutico a tossico. Basta semplicemente che possa cambiare soltanto un enzima perché appunto la metabolizzazione di una sostanza sia completamente diversa. Comunque, date queste promesse, possiamo ora affrontare il problema della scientificità della sperimentazione animale, che è appunto diciamo un po' il nucleo su cui io ho basato la tesi. Quando è che possiamo dire che un metodo sia scientifico? Un metodo può definirsi scientifico se rispetta tre condizioni. La prima condizione è quella della riproducibilità. La seconda condizione è quella della sottoponibilità al criterio falsificazionista popperiano, che poi adesso vi spiegherò cos'è, e la terza condizione è quella della predittività. La riproducibilità. Allora, la riproducibilità esige che un dato esperimento debba fornire uguali risposte a distanza di tempo, in qualsiasi condizione questo venga eseguito. Sebbene gli sperimentatori, come vi dicevo prima, provino a isolare ogni singolo fattore che possa influire sui risultati di un esperimento, esistono una moltitudine di varianti che, sebbene, adesso infatti ve le nomino, possano sembrare ininfluenti, in realtà hanno un ascendente enorme sui risultati dell'esperimento. Hanno un ascendente così grande che, infatti, come si è visto, secondo moltissimi esperimenti, hanno addirittura e sono riusciti a ribaltarne completamente i risultati. Quali sono, per esempio, queste varianti che possono essere? Il ceppo, l'età dell'animale, il sesso, si è visto che per esempio somministrando certe sostanze a animali maschi o femmine hanno dei risultati completamente diversi, il peso corporeo, la dieta, la luce, addirittura il numero di animali presenti nello stabulario e quindi lo stress a cui essi sono sottoposti e anche lo stress da contenimento e da trasporto. Cioè, se bastano delle varianti così piccole per andare ad annullare, addirittura a inficiare la riproducibilità di un certo esperimento, questo significa che se io faccio un esperimento su determinati organismi, poi vanno a variare delle condizioni minime, come possono essere appunto anche semplicemente lo stress, significa che la condizione di riproducibilità non è rispettata. E la compatibilità dei dati degli esperimenti è affidata semplicemente al caso e alla coincidenza. Quindi si è visto che l'utilizzo del modello animale, quindi della sperimentazione animale, non va a garantire la condizione di riproducibilità dei risultati. Il secondo concetto è la falsificabilità, e quindi che un determinato esperimento, comunque una determinata metodologia per poter essere scientifica, deve essere sottoponibile alla falsificabilità popperiana. La falsificabilità, appunto, è stato un criterio formulato da Karl Popper per demarcare l'ambito delle teorie scientifiche dalle teorie pseudoscientifiche. Le teorie scientifiche, difatti, sono quelle teorie che sono controllabili dall'esperienza e che è possibile quindi elaborarne anche dei test per comprovarne la falsità. Quindi una teoria scientifica, se possono esserci dei test che possono dire ok, questa è falsa, questa non è vera. Dall'altra parte, le teorie pseudoscientifiche, invece, sono quelle teorie che, attenzione, non sono falsificabili, non perché sono sempre vere, ma perché, e anche se vengono elaborati degli appositi test per essere falsificate, è sempre possibile appellarsi a qualche espediente per far sì che queste teorie non risultino false. Karl Popper, per esempio, fa sempre l'esempio dell'astrologia. L'astrologia non è una scienza, perché appunto non è falsificabile. Perché? Perché in qualche modo gli astrologi riescono sempre, no, a appellarsi, no, sì, però aspetta, il sole, no, ma perché in realtà c'era anche la luna, che comunque appunto non è ritenuta e scientifica, proprio perché vi sono sempre degli espedienti a cui gli astrologi possono appellarsi. Non offrono dei criteri netti tra la verità e la falsità. Abbiamo visto, come dicevo, come diverse specie di animali reagiscono tra di loro in modo molto differente ai diversi stimoli, poiché se noi somministriamo
delle sostanze a diversi animali avranno delle reazioni completamente diverse tra loro. Ciò significa, e qui veramente un dato che a me ha lasciato esterrefatta, che quando si vuole dimostrare la validità di un composto farmaceutico, basta semplicemente scegliere la specie che risponde alle nostre esigenze. Per esempio, voglio dimostrare che il cortisone teratogeno, che quindi può provocare delle malformazioni. Ok, prendo i ratti, somministro il cortisone ai ratti e dimostro che appunto il cortisone per gli esseri umani è teratogeno. Voglio invece dimostrare che è innocuo. Prendo i conigli, che è il cosa che sui conigli il cortisone non ha alcun effetto. Ma allora il cortisone sarà teratogeno, quindi sarà dannoso, o sarà innocuo per l'essere umano? Noi cosa siamo, più simili ai conigli o ai ratti? Non c'è la risposta. Il patologo Pietro Croce, che anche lui era un accanito vivisezionista, che poi scrisse dei forti libri per denunciare la falsità della vivisezione, quindi come la sperimentazione animale fosse inutile proprio da un punto di vista scientifico, affermò che esistono varie possibilità di ricavare dati inconfutabili su qualsiasi argomento, usando varie specie animali, basta semplicemente usare quella giusta. Un metodo che possa definirsi scientifico non può essere duttile e pieghevole agli interessi di coloro che lo utilizzano. La chiarezza e la trasparenza sono imprescindibili nel campo della biomedicina, della medicina e della salute. Non possiamo assolutamente appellarci a un metodo che appunto sia così pieghevole, duttile agli interessi dei ricercatori, che basta semplicemente cambiare la specie a cui ci appelliamo, che abbiamo dei risultati completamente diversi. Ora vi racconterò a proposito della terza qualità, della terza caratteristica che deve essere garante di un metodo per definirsi scientifico, che è la predittività. La predittività, che quindi è la capacità di un metodo di poter predire dei risultati, risulta essere essenziale nel campo della medicina per prevenire devastanti effetti tossici e dannosi di sostanze che, una volta commercializzate su larga scala, comprometterebbero, anzi compromettono, la stessa salute degli esseri umani. Quindi la predittività è proprio essenziale per far sì che non vengano poi distribuiti dei farmaci che possono risultare dannosi per noi esseri umani. Ovviamente non si può pretendere che gli organismi viventi e le scienze biologiche forniscano un grado di predittività che sia preciso come per esempio quello nelle scienze matematiche. Per questo ci si basa su dei valori probabilistici. Nella ricerca biomedica, un determinato trattamento è definito sicuro se ha una soglia di predittività che va da 0,95 a 1. Se un trattamento ha una predittività che rispetta appunto questa soglia qui, è definito sicuro. Molti esperti però hanno evidenziato come i test su animali abbiano una predittività che va da 0,52 a 0,56. Questi valori, cioè, equivalgono al lancio di una moneta, vuol dire che veramente abbiamo un 50-50, e un 50% un 50% che i test su animali possano dirci che un risultato sia vero oppure no. Potremmo noi affidare la nostra salute al lancio di una moneta? Io sinceramente la mia salute non l'affiderei a questo, comunque i farmaci che verranno messi o comunque che mi verranno introiettati su di me. Arrivo alle conclusioni, che appunto alla conclusione della mia tesi. Abbiamo visto come la sperimentazione animale non riesca a garantire nessuna di queste tre qualità che devono essere proprie di un metodo scientifico. Gli esperimenti sugli animali non sono riproducibili, poiché vi sono troppi elementi, come può essere addirittura la soglia dello stress, che vanno a inficiare i risultati. E la sperimentazione animale non è sottoponibile al test di falsificazione popperiano, quindi secondo la falsificazione popperiana non è una metodologia scientifica. E inoltre non ha nemmeno la garanzia di predittività, quindi non si può nemmeno predire se un determinato test o trattamento quale risultato può dare nei confronti di noi esseri umani.
Ma questo perché? Perché gli organismi viventi, a differenza di quanto vi dicevo, pensava Claude Bernard, sono dei sistemi biologici complessi che si sono evoluti nel tempo, interagendo nell'ambiente in cui sono inseriti. Sono organizzati in vari sottosistemi, gli organismi viventi sono organizzati in vari sottosistemi che sono interconnessi e interdipendenti tra di loro, che a loro volta sono costituiti da elementi che cooperano e si influenzano a vicenda, dando atto a delle proprietà relazionali specifiche. Se a un livello chimico, molecolare, secondo un'ottica ancora riduzionista, è possibile prevedere singolarmente le continue modifiche, è praticamente impossibile, se non veramente appunto una cosa non da fantascienza, comunque impossibile, prevedere lo stato futuro dell'intero sistema a causa dell'infinità delle relazioni e legami esistenti tra gli enti costitutivi. Ciò genera la presenza di proprietà emergenti, ossia di proprietà complesse non desumibili dalla semplice sommatoria degli elementi che compongono il sistema, in quanto emergono dal sistema stesso e che sono frutto delle interazioni che si stabiliscono tra i sottosistemi costituenti e l'organismo vivente. In parole povere, questo cosa significa? Che gli organismi viventi non è possibile ridurle, cioè le varie parti che compongono gli organismi viventi, gli animali, noi esseri viventi, non è possibile far sì che appunto se le varie parti possono essere separate tra di loro, sommate per far sì che il risultato sia poi lo stesso. Perché noi non siamo dei sistemi semplici, siamo dei sistemi complessi. Le nostre varie parti vanno a interagire, sono così interconnesse tra di loro, gli organi che appunto ci compongono vanno a interagire tra di loro dando atto a delle proprietà emergenti che si manifestano soltanto quando vi è l'organismo intero nel suo complesso, e che una volta, se invece noi smontiamo le varie caratteristiche, queste proprietà emergenti non vi sono più. I ricercatori che tentano di prevedere le reazioni degli esseri umani deducendole dal comportamento degli animali in laboratorio si basano su un ragionamento ancora riduzionista, come quello del nostro caro amico Claude Bernard, trattando i sistemi viventi complessi alla stregua dei sistemi semplici, quindi alla stregua veramente dei sistemi che possono essere di una sedia, comunque dei sistemi meccanici o di un orologio. Tale modo riduzionista di operare non solo contrasta con uno degli argomenti principali utilizzati da coloro che sostengono la sperimentazione animale, che vi ricordate che vi dicevo che loro affermano che uno delle cose principali è che bisogna utilizzare l'animale integro in vivo, che quindi è necessario studiare il vivente nel suo complesso intatto per evidenziare possibili effetti in altre parti del corpo non considerate in principio, e che abbiamo essere comunque in ogni modo fallace, in quanto ogni corpo preso nel suo intero presenta proprietà specifiche e non estrapolabili in nome delle differenze fisiologiche, anatomiche, funzionali, biochimiche e genetiche proprio di ogni specie. Ma pretende anche, quindi, l'argomento utilizzato da coloro che sostengono la sperimentazione animale, pretende anche di poter estrarre un organo, una certa funzionalità, studiandola a prescindere dal contesto in cui questa funzionalità organica si è sviluppata. Quindi cosa vogliono fare coloro che sostengono la sperimentazione animale? Pretendono non soltanto appunto di porre una correlazione tra due specie che sono completamente diverse, poiché affermano che noi esseri umani e i conigli, per esempio, espletiamo le stesse funzioni che possono essere per esempio quella respiratoria, eccetera, però non evidenziano il fatto che queste stesse funzioni, proprio a causa della differenze che esistono a livello metabolico, genetico, eccetera, sono comunque e adempite in modo completamente diverso. Ma pretendono anche di poter isolare determinate parti, come può essere per esempio il cuore o comunque il sistema cardiocircolatorio, e pretendono di poterlo studiare in modo isolato, senza però
essere, cioè senza comunque essere quasi consapevoli del fatto che l'organismo vivente non si può prendere una sua parte e estrapolarla dal contesto, perché come vi dicevo prima, essendo che noi esseri viventi siamo dei sistemi estremamente complessi, non è possibile prenderne una parte e poterla metterla, studiarla da parte, poiché è estremamente interconnessa con tutto il contesto e con tutto il corpo vivente di cui questa fa parte. I rischi e i costi di una metodologia obsoleta che non rispetta i requisiti di scientificità e predittività sono pagati non soltanto dagli animali che, come ben sapete, sono sottoposti comunque a test e esperimenti cruenti e invasivi, ma anche dagli stessi uomini. Basti soltanto pensare che ogni anno negli Stati Uniti muoiono all'incirca 100.000 persone per cause iatrogene, quindi per cause derivate dai farmaci. Risulta dunque necessario ed essenziale abbandonare questo metodo di ricerca che, come abbiamo visto, risulta essere dannoso e insufficiente, implementando la ricerca dei metodi sostitutivi moderni che si basino su una reale omologia tra i due modelli, quindi tra il modello che è studiato e il soggetto che deve essere modellato, e non più su un modo di operare che, viste le innumerevoli variabili e complessità presenti, ha assunto sempre di più le sembianze del gioco d'azzardo. Grazie.